Prima abbiamo considerato il ciclo di Carnot e abbiamo dimostrato la uguaglianza o disuguaglianza di Clausius nel caso del ciclo di Carnot, che è reversibile e opera fra due temperature sole, e si tratta della uguaglianza di Clausius. Adesso invece immaginiamo un ciclo termodinamico che non è di Carnot, però è ancora reversibile. Quindi una macchina termica reversibile a gas perfetto che invece di lavorare soltanto tra due temperature lavora attraversando con continuità infinite temperature diverse e descrive in senso orario questo ciclo, per esempio. In senso orario vuol dire che è un motore e quindi produce lavoro in uscita, convertendo una parte del calore che assorbe durante il ciclo. Vogliamo riprodurre, o meglio approssimare, questo ciclo che non è di Carnot attraverso una successione di tratti di isotermia adiabatiche, così da farlo assomigliare un po' a una specie di ciclo di Carnot multiplo. Quindi potremmo per esempio immaginare la trasformazione AB, cioè la parte che riguarda l'espansione del gas, come se fosse fatta da una successione, per esempio una adiabatica in compressione, poi una isotermia in espansione, tratto rosso, adiabatica in compressione, isotermia in espansione e così via. Poi una volta arrivati al volume massimo bisogna tornare indietro e quindi si tratta di fare una compressione, però immaginiamo che questa compressione sia fatta da una successione di nuovo di isotermie adiabatiche, stavolta l'adiabatica in espansione, l'isoterma in compressione, espansione adiabatica, compressione isoterma e così via. Questa approssimazione, cioè approssimare un ciclo termodinamico attraverso adiabatiche e isoterme in successione alternata, risulta tanto migliore quanto più sono brevi e numerosi i tratti isotermi adiabatici, e al limite devono essere in numero infinito. Quindi si può dimostrare che in questo modo il ciclo termodinamico qualsiasi ABA è stato ricondotto a un gran numero, cioè al limite a un numero infinito di cicli di Carnot. In linea di principio questo vuol dire che il gas perfetto viene immaginato, cioè si immagina di porlo continuamente in contatto con un numero enorme, un'infinità di sorgenti a temperature progressive. Quindi ogni tratto isotermo è un tratto in cui il gas è in equilibrio termico con l'ambiente esterno, con un termostato esterno a temperature appena diverse ogni volta. Però tutti questi contatti isotermi sono intervallati da altrettanti momenti in cui il gas viene isolato termicamente dall'esterno e subisce una infinitesimale trasformazione adiabatica e poi un'altra infinitesimale trasformazione isoterma e poi un'altra infinitesimale adiabatica e così via. Quindi si ha così una successione continua di brevissimi contatti termici intervallati, infatti subito dopo ogni contatto il gas viene isolato termicamente per essere poi termostatato con un'altra sorgente appena più caldo o appena più fredda. Se andiamo da A verso B in espansione sono tutte sorgenti l'una appena più calda dell'altra, se invece torniamo indietro da B ad A sono tutte sorgenti una appena più fredda dell'altra. E si può dimostrare che è come avere un gran numero, un'infinità di cicli di Carnot infinitesimali. Allora, per ciascuno di questi cicli noi possiamo scrivere l'uguaglianza di Clausius, cioè la somma di questi due termini è zero. Questi due termini ricordiamo che sono il calore scambiato in modo reversibile con il termostato T1 e il calore è scambiato in modo reversibile con il termostato a temperatura T2. E quello valeva appunto per il ciclo di Carnot, dove T1 e T2 sono le due temperature e Q1 e Q2 i due calori scambiati in modo reversibile durante le due isoterme. Ma siccome qui le isoterme sono in numero virtualmente infinito, ecco che questa uguaglianza di Clausius diventa una sommatoria di tanti piccoli calori scambiati, delta QI. Ogni scambio di calore avviene in modo reversibile lungo questi infinitesimali tratti isotermi. E quindi non dobbiamo sommare direttamente questi calori scambiati, ma ciascun calore scambiato va diviso per la temperatura alla quale viene scambiato. Qui ho scritto una somma finita, ma poi questa diventa una sommatoria con n che tende all'infinito, quindi diventa alla fine un integrale.
Dunque, l'uguaglianza di Clausius si generalizza e ha questo significato fisico che, per esempio, durante questa brevissima espansione isoterma, che avviene alla temperatura, diciamo, per esempio T1, il gas assorbe una quantità infinitesimale di calore in modo reversibile. Questa infinitesimale quantità di calore è delta Q1. Poi viene isolato un attimo termicamente e portato a una temperatura appena più alta, T2. E di nuovo messo in contatto termico con il termostato a temperatura T2, dal quale il gas assorbe una quantità infinitesimale di calore delta Q2 in modo reversibile, che va diviso appunto per la temperatura T2 del termostato, poi isolato di nuovo termicamente, portato a una temperatura appena maggiore con l'adiabatica infinitesimale e di nuovo un'altra isoterma in espansione a temperatura T3 dove il gas assorbe un altro quantitativo infinitesimale di calore delta Q3 e così via. Al ritorno i tratti isotermi infinitesimali sono invece delle compressioni, quindi in ciascuno di questi tratti il gas cede una quantità infinitesimale di calore che potremmo chiamare, non so, delta Q100, scambiato in modo reversibile, delta Q101, delta Q102, tutti delta Q negativi. E ciascuno va diviso per la temperatura del termostato con il quale avviene lo scambio, quindi delta Q100, scambiato in modo reversibile, diviso la temperatura del centesimo termostato, più delta Q101 reversibile, diviso la temperatura del 101° termostato, e questi sono tutti termostati che diventano progressivamente sempre più freddi, perché sono tutte isoterme, una più fredda dell'altra. Quindi leggiamo le stesse cose scritte qua: in ciascun tratto adiabatico blu il gas non scambia calore con l'esterno, in ciascun tratto isotermo rosso il gas scambia una piccolissima quantità di calore delta Q in modo reversibile. In particolare delta Q iesimo è il calore scambiato durante il tratto isotermo iesimo e è un calore assorbito se l'isoterma è in espansione e negativo se invece l'isoterma è una compressione. T iesima è la temperatura della sorgente che in quel momento è stata posta in contatto termico con il gas. Vedi figura 3, infatti vediamo una piccolissima, brevissima isoterma in espansione con calore iesimo assorbito in modo reversibile alla temperatura T e viceversa, qua abbiamo un brevissimo tratto isotermo di compressione con una quantità infinitesima di calore ceduto, QJ, sempre scambiato in modo reversibile, alla temperatura TJ. La parolina rev, reversibile, sta a indicare che questi piccolissimi scambi di calore avvengono in modo reversibile. Al limite perenne che va all'infinito, questa sommatoria diventa un integrale ciclico. Cioè vuol dire la somma di tanti infinitesimali scambi di calore reversibili, ciascuno che va però diviso per la temperatura alla quale avviene quello scambio. Delta Q è il calore infinitesimo scambiato con la sorgente intermedia alla temperatura T, calore infinitesimo scambiato in modo reversibile durante il contatto termico. E dunque abbiamo così dimostrato, ricavato la uguaglianza di Clausius. Non solo per un ciclo di Carnot, ma proprio per un ciclo qualunque che è stato come scomposto, in una successione di infiniti, cicli di Carnot infinitesimali. Le stesse cose sono scritte qua, uguaglianza di Clausius, vale per qualsiasi ciclo termico reversibile, come quello che abbiamo visto disegnato poco fa, che viene approssimato da una successione di cicli di Carnot, dove, delta Q reversibile iesimo, oppure meglio, delta Q reversibile è il calore infinitesimo scambiato in modo reversibile con la sorgente a temperatura T con I oppure alla temperatura T durante una trasformazione isoterma infinitesima reversibile.